Ma da quanto tempo? Oh, ciao mamma! Cosa stiamo facendo qui oggi? Tesorino della casa. Che stiamo facendo? Chiara. E Lara. E cugina! Ritornando i nostri Chiara e Lara al cucina. Non avete notato niente? Sono diventata un po' più alta. E la cucina è cambiata. Se siamo trasferiti, tu sei cresciuta. Ma noi abbiamo iniziato Chiara e Lara in cucina che Zoe non era nemmeno nata. Diciamo gli ingredienti? Cosa faremo oggi? Così subito? Sì, da ble. Sì, ma sì. Non abbiamo manco fatto. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti Chiara e Lara in cucina. Oggi facciamo i popcorn di tre tipi, normali, al cioccolato e al caramello. Al caramello. Al caramello, ci riuscirà mai? Non lo so. Noi ci proviamo. Questo rumore? Sì. Ash che mangia. Grazie Ash. Cioè, cambiano le case, ma le abitudini no. Ciao amore, abbiamo un piccolo ospite. La piccola Zoe. Saluta, di ciao, saluta. Ciao tesori. Diciamo, poi faremo la serie anche con Zoe, è vero? E Zoe in cucina. Andiamo subito a farvi vedere gli ingredienti e iniziamo a cucinare. Yes, let's go. Ingredienti: cioccolato, burro, zucchero, popcorn e olio per friggere. Ok. La prima cosa che andiamo a fare è la padella. Ora ricordatevi la padella. Ah già, ricordatevi che Chiara e Lara in cucina e ci proviamo, non è detto che ci riuscimo, però ci proviamo, se ci proviamo, dammi 5, bene, andiamo. Padella, accendiamo il fuoco, metti l'olio, un goccio, sì, un goccio, un altro pochino. Metto un goccio. Vabbè, un goccio si fa per dire, ok, facciamo così, lo facciamo riscaldare leggermente. Lara, sei pronta? Yeah! Faranno due persone o per quattro? No, beh, li facciamo per te, per me, per Milena, per Zoe, per tutti per quanti. Il vicino lo vuole un po' di popcorn? Ma dov'è? No, amo, è l'odore dalla carta. Mettiamo il popcorn. Vai. Quanti devo? Basta. Oddio. Ok. E adesso mettiamo il coperchio perché tra poco questo farà. Come è andato quest'oggi a scuola, cara? Perché dobbiamo aspettare, Gioia. Sai, dobbiamo aspettare. No, attenta. Ok, scusa. Allora, oggi. Brava, amore, metti il sale nella ciotola. Brava, amore. Rivedrà questi video quando sarà grande e dirà: ma scusate. Ma non ho capito, ma io che cosa mi facevate fare? Attenta, no, pipina, attenta! C'è il coperchio! Aspettiamo. Dalle tu cuerpo allegria, Macarena, dalle tu cuerpo... Ma devi far bene, va bene, allora ricominciamo. E magari neve! Dalle tu cuerpo allegria, Macarena, tapperebi, cosa buona, tapperebi, perebi, Macarena, dalle tu cuerpo allegria, Macarena, tapperebi, cosa buona, dalle tu cuerpo allegria, Macarena, dalle tu cuerpo allegria, Macarena, tapperebi, perebi, senti, io alzo un po' la fiamma perché sennò veramente fatto un po' zitta. Senti puzza di bruciando. Non è possibile che sbaglio per sia popcorn a mamma. No, fitta. Vi dovete cosce, namo. Dai, facciamo una macumba. Andavi fuori di testa, quella mezza fresca è tutto ciò che ci resta. E andavo fuori di testa, quello mero in tasca è tutto ciò che mi resta di te. Ora facciamo bene la macarina, però qua e qua. Ok, vai.
Dalla tua per fuori via Macarena, nanna 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 dalla tua per fuori via Macarena, Macarena, dalla tua per fuori via Macarena, nanna 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 dalla tua per fuori via Macarena, Macarena, ma tu non la stai parlando? Certamente. Cos'è questo odorino di bruciatino? Meglio abbassare la fiammina. Perché sta bollendo l'olio ma questi non crescono? È possibile mai? Oh! Oh! Sì! Sì, cavolo! Vediamo se ne scoppia uno in diretta. Dietro! Fico! Guarda! Sì, amore! Dai, 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 forza, che devo fare poi tutto il condimento, forza! Oddio, senti i colori del cinema. Ci vediamo un film? Ci vediamo pure un film? Adesso, mi sembra ovvio. Dopo i compiti. Pensavo che me l'ero scordati, e invece no! Devi studiare, se vuoi diventare brava. Devi studiare perché è importante. Dai, io sono grande. Non dobbiamo fare tanto qua. Dobbiamo fare il pappagallo al cioccolato, il pappagallo al cioccolato. Questi continuano a schioppettare. Ok, questi continuano. Vedi? Allora, amore, come si fa? Mia sale. Non toccare il suo sale. Non si fa. Amore, gioia della mia vita, vita, luce dei miei occhi, in cuore immenso, incredibile, meraviglioso, industriale, santissimo, ad onore. Abbiamo un ospite speciale chiamato Amore. Come si fa? Caramello. Fai sciogliere lo zucchero. Sì. Lo vedi perché diventa un'acquetta marrone. Ok. Non troppo marrone perché vuol dire bruciato. Ok. A quel punto sì. Inserisci un pezzo di burro. Ok. E continui a mescolare e si forma piano piano il caramello. Metti l'acqua, sì. È stato bello, arrivederci. Ok. Arrivederci, piccolina. Sì, metti tu, metti tu. Arrivederci. Ciao amore. Vai. Ah, ma io devo accendere il fuoco, magari. Perché sennò. Non sta uscendo. Clara, controlla là dentro, corri. Ci serve altro zucchero. Oh no, dovevo controllare prima. Eccolo lo zucchero, sta laggiù. Ma io non ci arrivo nemmeno. Ecco qua. Ecco. Basta, basta, basta. Non è successo niente. Oh mamma papera. Ok. Casino del zucchero. Di zucchero filato. È vero però. Senti che... Porca miseria, senti il odore di zucchero filato. Allora inizia a preparare un po' di burro. Tutto sale. Una domanda. Cosa? Domanda da fuori onda. Dicevo. Dammi, voglio prendere. Che hai fatto? Non lo so. Ho continuato a mettere zucchero all'infinito perché si scioglieva e diventava sempre acqua. Hai messo troppa acqua allora. Ma io alzo la fiamma. Questo però, deve essere così, guarda. Sì, fallo vedere in telecamera. Allora, questo è quello che mi deve venire. Questo è quello che abbiamo. Ma perché sembra baba di lumaca? Non è proprio quello che dopo. Non lo so, secondo me non ha senso che ci abbia tutte ste bolle e che sia così bianco e che continui a... Non lo so. Mi sembra che si stia tipo addensando. Guarda che quello della foto era marrone. Cioè... E il liquido. Questa è una pappetta. Adesso è neve. Adesso abbiamo creato la neve. Beh, non si scioglie, no, ma secondo me serve altra acqua. Ora aspettiamo. Ora balliamo. E preghiamo. E balliamo. E preghiamo. Cucina me. Tieni la mente, tieni la mente che non ho. Tu mi piace. Tra Napoli. Sembra una pazzia. Se l'avrebbe fatto Milena sarebbe più... Se l'avesse fatto Milena sarebbe venuto. Cos'è che abbiamo sbagliato, mamma? Si è ricreata la neve, oddio! Ancora!
Ma come è possibile? Continua ad addensarsi. E io continuo ad aggiungere acqua. Eh sì, è quello il problema. Non no, non ci credo, lo sto toccando, mi sta sciogliendo. No, ma lo sai nelle mani. Ma non è possibile. Intanto a 9 chi ti ha detto di metterlo quando ti ho detto prima? L'avevo appena alzato perché mi ero rotta le scatoline, ok? Ok, ci vuole pazienza in cucina, lo sai. Non serviva acqua. Voi raga, io potevate dire. State lì a guardare, diteglielo, no? Io continuavo ad aggiungere acqua. Diventa tutto così più scuro. Questa volta serviva solo un po' di pazienza. Vabbè. Mamma, la nostra è una pappetta e bene. La sua, quando toccherei il cibo, diventa tutto perfetto. Perché? Perché? Non lo so, dimmelo tu. Maria, la cucina la impari da Milena, da me impari altro. Cosa? L'orgoglio della mamma. Bellissimo ed è molto bello da vedere. E questo sì che mette fame, perché il mio era neve. Tara, la nostra puntata iniziale doveva essere con una cosa facile per far sì che venisse il cioccolato alla perfezione. Ah sì, sciogliere il cioccolato non ci vorrà niente. Basta che metti a ballare. Io so. Ricordatevi queste parole, lo sapevo. Ma per scegliere il cioccolato ci devo mettere l'acqua. Perché Nostradamus già sa. Acqua e bagno, lo metti a bagnomaria. Metti l'acqua, la fai scaldare. Non deve bollire. Ma no, non lo facciamo in bagnomaria, mettiamolo direttamente. Nel pentolino. Sì. No. Buona bruciata. Mi è venuta l'idea, dato che ho fatto tanto caramello e dato che ho delle mele, facciamo le mele caramellate. Vieni amore, ti do una mela. Abbiamo le mele, ora ce le intingiamo. Ma prima aggiungiamo il burro a questa meraviglia che posso ha fatto Milena. Certo. Incredibile. Wow. Hai salvato una ricetta di Chiarellara in cucina che di solito non sono, si salvano. No, assolutamente no. Non lo lanciare. Ok. Deve andare. Sì. Beh, vedi, abbiamo fatto tutto noi. Sì. Grande. Sta laggiù, ma non ci ho sentito. Bello. Continuo a mescolare, ma magari la pietra tienila sul fuoco. Perché è diventato così? No, no, io spengo. Amo, perché è diventato gigante? Perché è diventato enorme? Oddio, l'hai fatto impazzire. Questo è l'effetto che faccio. Che c'è? Sì, dimmi. L'hai messo qualcos'altro? No, ma non giuro, giuro, no, no, no. Cioè, prima di questo il burro non si era tolto? Sì. Perché non hai spento? Perché hai continuato a mescolare? Scrivetelo nei commenti. Quindi, ho bruciato? Ho bruciato? L'ho bruciato? Quindi niente che le caramellate. Guardate le famose parole. Quindi niente. Io raga penso che sia andato via per un'altra strada. Non gli piaceva questa vita. Comunque adesso lo mettiamo. Perché ha bruciato. Ora lo mettiamo in qualcosa e vediamo che succede, ma è bruciato, Sonia. So cosa sia successo nell'arco di 30 secondi. È bruciatissimo. Ma ci sono venuti bene i popcorn! No, no, ok. Ma non capi, ma è tipo... Cosa faremo? Ce la mangiamo. Con il nostro mazzo di fiori. Ce la mangiamo così. Cosa ci facciamo? Ce la mangiamo così. Grazie. Alla vostra. Ok, andiamo avanti con la nostra ricetta. Lo metto nella tazza perché la tazza è abituata alle alte temperature, giusto? No. Non ti ho
tentazioni. Spomagra. Tipo... Oddio, si appiccica. Beh, spoiler, è caramello. Oh. Ah, quanto si brucia. Induisce... Quanto brucia, l'hai detto prima. Io adesso che faccio con questi capelli? Aiuto. Tutto seccato. No, qua sopra! Sarona! Cioè, un disastro dopo l'altro. Oddio! E voi direte, perché sei lì ferma? Perché non mi posso godere lo spettacolo? No, ti ho sentato qua dentro! Dovremmo comprare una nuova cucina. Oh no, 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 no. Ma dai, ma perché a me? Ma beh, ma non si leva! Ma non è che se la ride dietro? Ma, così, ma non c'è niente da ridere! È un... Mamma, posso dirti una cosa? Non si stacca! Ma io se lo faccio la mia. Ma non si stacca! Ceretta? Vuoi fare ceretta? Io voglio fare ceretta, vieni! Oddio, non si stacca dal coso! Oddio! Ma veramente, ma si toglie? No! Immaginati dalla pentola. Amo, ma si toglie? Ma si toglie, sì o no? Non voglio pensare. E mo come lo pulisco? Bella domanda, chi ha la risposta? Mamma, sul fornello. Oddio. No, raga. Credo che questa sia la peggiore puntata di Chiara e Lara in cucina. Ormai qua sul fornello si è seccato. Ah. Ah, però qua. Ah, qua sopra non appiccica. Ok. Io di fronte ai problemi. Sì. Lei è così. Ok, allora, aspetta un attimo. Mi serve qualcosa con cui fare leva. No. Così grazie. Bello. Oddio, raga. Torniamo tra poco. Ciao. Raga, ce l'ho fatta, è tornato come prima, meno male. Vedrete nel vlog se sarò riuscita a scastrare da questa pentola. Comunque, okay, vabbè. Andiamo avanti. Questo popcorn li mettiamo qui. Metto a sciogliere un po' di cioccolata. Se no. Fanno del niente, bellissimo. Ce la possiamo fare. Mm-hmm. I popcorn. Oh, sono ghiotti. Mo si inizia a ragionare. Non mo come si. Prima. No. Dai, questi ci sono venuti. Vuoi assaggiare? A tanta casa mi bruciano. Vai. Me ne metti uno in bocca pure a me? Non è buono. Perché hai fatto sta faccia? Ah. Così. Ah, si deve seccare. Deve indurirsi. Ah, vabbè, com'è il sapore almeno? Buono. Sì, a noi non piaceva. Mi piace. Mangia. Sì, è pronto. E quindi niente tesori. Speriamo tanto che questa puntata, penso la più disastrosa, vi sia piaciuta. Noi come sempre ci vediamo domani, ore 14:30. Sempre qui, sempre su questo canale. Love you.